Oltre 9 milioni di euro di fondi regionali per il recupero e la valorizzazione dei 13 chilometri di fascia costiera del comune di Sorso che si affacciano sul golfo dell'Asinara. La giunta comunale ha approvato il progetto preliminare per la riqualificazione e infrastrutturazione dell'intera oasi naturale che racchiude lo stagno e il ginepro di Platamona, le discese a mare, il sistema dunale e la pineta retrostante. In seguito alla delibera di giunta è stato pubblicato il bando per la gara d'appalto per realizzare gli interventi. In particolare è prevista la riqualificazione e l'adeguamento delle aree adiacenti alla rete viaria che si sviluppa tra la rotonda di Platamona e la discesa a mare numero 9. In ciascuna discesa a mare sarà arretrata la sede stradale in modo da valorizzare e salvaguardare il sistema naturale delle dune e saranno creati percorsi pedonali e ciclabili che andranno a integrarsi lungo le discese a mare con aree parcheggio dedicate. Sempre per tutelare il sistema dunale, in tutte le discese a mare saranno installate passerelle di legno per accedere alle spiagge. Lo scopo della nuova rete infrastrutturale è quello di rimodulare il traffico veicolare lungo la fascia costiera, favorire scelte ambientaliste della mobilità, ridurre l'impatto ambientale dell'utilizzo del litorale, spingendo così lo sviluppo delle attività produttive del turismo nell'intera zona. L'intera area adiacente al vecchio Lido Iride sarà riqualificata con un nuovo arredo urbano, aiuole spartitraffico, individuazione dell'area parcheggio, marciapiedi e nuovo sistema di illuminazione pubblica. Il bando per la gara d'appalto da 9 milioni è già stato pubblicato. Chi si aggiudicherà l'appalto avrà 600 giorni di tempo per avviare e terminare i lavori dopo l'approvazione del progetto esecutivo. Si è conclusa con l'estrazione dei biglietti vincenti la lotteria la campagna Befana Avis 2014. Lo scorso 6 gennaio, nella sede dell'Avis in via Pavese, ha avuto luogo l'estrazione dei 10 biglietti che si sono aggiudicati i premi messi in palio. Alla presenza del presidente dell'Avis provinciale di Sassari, Luigi Lubinu, del vicepresidente vicario, del vicepresidente, della segretaria e di un folto numero di donatori che hanno effettuato una donazione dal 7 ottobre 2013 al 5 gennaio 2014. I biglietti sono stati estratti da 10 bambini, figli dei donatori presenti, ai quali è stata regalata una calza piena di dolci e gadget dell'Avis. L'Avis Comunale ringrazia tutti i donatori che hanno aderito all'iniziativa, contribuendo con la loro generosità ad un sensibile aumento delle sacche raccolte. Ci troviamo via Attilio De Fenu, le due isole, con la titolare, la signora Speranza Secchi. Signora Speranza, quali sono le conseguenze della crisi economica nella sua attività? Intanto buonasera. Le conseguenze della crisi economica sono che noi, soprattutto dal mese di settembre, ci siamo accorti che le vendite sono calate di molto, perché chiaramente, con le difficoltà che la gente sta attraversando in questo periodo, se deve risparmiare, va a risparmiare su un dolce, come quelli che noi produciamo, che poi comunque sono anche dolci che volendo hanno un certo costo. Quindi la gente rinuncia a queste cose perché purtroppo molti non arrivano a fine mese. E lei quando ha aperto questa attività? Allora, noi abbiamo aperto dicembre del 2008, prima però eravamo in via Mendola. E adesso da fine gennaio siamo venuti qua in via Attilio De Fenu. Siamo venuti qua e abbiamo deciso, oltre che per la produzione dei dolci, facciamo anche produzione di gastronomia da asporto. La gastronomia va, diciamo, di più o comunque sono calate anche le vendite per la gastronomia? Sì, la gastronomia in linea di massima va di più rispetto ai dolci. Perché comunque è una comodità che il consumatore tende a non rinunciare, perché si sa, le donne lavorano quasi tutte, quindi sempre di corsa, magari entrano, prendono una cosa veloce, la portano via, stanno mangiando. E rispetto a quando stavate in via Mendola, anche questa è una posizione centrale e all'inizio qua c'è stata più affluenza di clienti. Sì. Qua ci siamo trovati molto molto bene, rispetto a via Mendola, che volendo è una
una via forse più centrale, però qua il negozio è più visibile, il passaggio è migliore delle persone, sì, ci siamo trovati meglio. In che percentuale più o meno se sono ridotte le vendite? Sono calate di tanto? Almeno, io penso almeno un 30% buono, sì. I dolci siciliani sono delle specialità siciliane, sono richieste comunque. Sì, sono molto richieste. Noi abbiamo ormai un nostro giro di clienti affezionati che viene periodicamente a prendere i nostri dolci. E comunque poi chi viene a conoscenza della nostra esistenza vengono a trovarci. Sì, sono richiesti. Signora, lei lavora da sola o ha dei dipendenti? No, purtroppo non ho dipendenti e credo che per un bel pezzo non ne avrò perché avere un dipendente oggi è quasi impossibile, non ce la facciamo. Gestire un'attività comporta troppi costi, per cui anche un dipendente non è possibile, a meno che, oddio, il lavoro non aumenti talmente tanto che allora è necessario, ma fino ad allora rimango così. E che cosa potrebbe servirvi per alleviare un po', sollevarvi dalla crisi, secondo lei? Avere la possibilità magari di avere del personale con costi molto più ridotti e poi pagare meno tasse, cioè anche ad esempio la tassa sulla nettezza urbana è aumentata in una maniera sproporzionata proprio, cioè non siamo troppo tartassati di tasse. Ringraziamo la signora Secchi, vi ricordo che per chi volesse mettersi in contatto con noi può mandare una mail all'indirizzo info@telegi.tv o visitare il nostro sito www.telegi.tv. Da Paola Trofa e Giovanna Bottioni per oggi è tutto, ciao, alla prossima! La gente sta capendo il problema e sta cercando di starvi vicino contro le banche, ma come si fa però a nazionalizzare una banca, la Banca d'Italia? È molto semplice, è un fatto di volontà politica. Quando le persone acquistano coscienza e fanno pressione al potere politico e riportano questo problema al centro dell'attenzione, il politico deve prendere le decisioni giuste. Noi abbiamo una legge dello Stato già approvata, la 262 del 2005. Che dispone che le quote di decisione della Banca d'Italia passino da soggetti privati all'ente pubblico, cioè allo Stato. Questo consentirebbe al popolo italiano di poter disporre della moneta che occorre per l'economia reale. Adesso invece lo Stato per approvvigionarsi di moneta è costretto a chiederlo alle banche private, essendo la Banca d'Italia non più la banca degli italiani, ma la banca di società private, indebitarsi. E che cosa succede? Che le banche si cibano di soldi all'1%. E invece quando lo Stato ne ha bisogno glieli paga il 4 al 5. Se ne ci riflettiamo bene, questo è un lucro del 500%. Quando invece di fronte a un mutuo il capitale raddoppia in 15 anni, è chiaro che sono incentivate più a fare speculazione finanziaria che a investire nell'economia reale. Allora, da questa meravigliosa città che è Sassari, noi abbiamo pensato che già Roma è la capitale e sta parlando abbastanza di vessazioni. Mandare un segnale importante, lo spirito guida del popolo sardo che ha sempre creato i motivi migliori di fare politica, questo è un messaggio propositivo, concreto, perché la legge c'è, che supera ogni discorso demagogico di pura protesta fine a se stessa.
Gentili amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento con TeleG in radio. Oggi vi leggiamo un comunicato che ci arriva direttamente dalla questura. Il personale del commissariato della Polizia di Stato di Porto Cervo ha tratto in arresto per furto aggravato un 31enne sassarese già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia. La pattuglia in servizio di controllo del territorio è intervenuta presso un esercizio pubblico di Arzachena, dove era stata segnalata la presenza di un individuo intento a sottrarre della merce dagli scaffali di vini. Il dipendente dell'esercizio, che aveva notato tutti i movimenti sospetti dell'uomo, ha continuato ad osservarlo in tutti gli spostamenti all'interno del negozio, in attesa appunto dell'intervento della polizia. Una volta arrivata sul posto la pattuglia, l'uomo ha cercato di scappare da un'uscita laterale, ma è stato immediatamente bloccato. Durante la perquisizione il 31enne è stato trovato in possesso di alcune bottiglie di vino pregiato che lo stesso aveva opportunamente occultato sotto gli indumenti, bloccandole con la cintura. Dopo l'arresto l'uomo è stato condotto presso il commissariato di Olbia e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Questo è quanto ci arriva direttamente dalla questura di Sassari. In chiusura vi ricordo quelli che sono i nostri recapiti, lo 079 26 11 50 per contattarci, e cosa molto importante che vi ricordo è che TeleG, la televisione di Sassari, è sempre visibile 24 ore su 24 in tutto il mondo sul sito internet www.teleg.tv. Alla prossima! Amici di Aurora Record e di Facebook, un saluto a tutti voi. Si sono conclusi i lavori sulla categoria Mi piace da voi votata. Vi aspetto il martedì alle ore 15.30 e in replica il mercoledì alle ore 22.30 su TeleG per commentare le vostre esibizioni con ospiti d'eccezione del nostro panorama musicale e per scoprire il candidato più votato. Mi raccomando, con lo speciale audizioni su TeleG, non mancate. Brevi dalla Sardegna, Stintino. Nasce la prima carta dei servizi e standard di qualità del comune di Stintino, approvata nei giorni scorsi dalla giunta comunale, in osservanza della normativa che è stata emanata in materia di trasparenza dal 1994 ad oggi. Un volume di 124 pagine che illustra le attività del comune e vuole essere anche un patto che l'amministrazione comunale stintinese stringe con i cittadini attraverso una più chiara definizione dei servizi erogati e degli standard qualitativi offerti. Il documento, si legge nella delibera del 30 dicembre, si configura quindi come il patto tra le strutture del comune e i cittadini, che punta a garantire imparzialità nell'erogazione delle prestazioni e uguaglianza del diritto all'accesso ai servizi, quindi piena informazione dei cittadini utenti sui servizi offerti, sulle modalità di erogazione, sulla definizione di standard e qualità del servizio. Un vero e proprio passo avanti per la giovane amministrazione comunale stintinese, che si apre al confronto anche con le associazioni che rappresentano i cittadini e ad un loro coinvolgimento, afferma il sindaco Antonio Diana. La carta dei servizi è quindi una scelta di ulteriore trasparenza nei riguardi dei nostri concittadini, ma anche di tutti gli utenti che si rivolgono ai nostri uffici. Con la carta, inoltre, si definiscono le modalità per la tutela dei diritti dei cittadini e si garantisce l'ascolto delle opinioni e dei giudizi sulla qualità del servizio espressi dai cittadini direttamente o tramite le associazioni che li rappresentano. Nello strumento di comunicazione con i cittadini vengono illustrati i principi fondamentali che stanno alla base della carta dei servizi. Quindi gli organi politici, sindaco, giunta e consiglio, l'assetto organizzativo del comune, i settori, l'accesso agli atti, gli sportelli e gli orari di apertura al pubblico.
alla realizzazione della carta dei servizi hanno contribuito i responsabili di servizio competenti per settori. Il documento dovrà essere periodicamente sottoposto a revisione, modificato e integrato in relazione ad aggiornamenti normativi o funzionali alla semplificazione dell'attività amministrativa. Il patto con i cittadini è stato pubblicato sul sito web del Comune nella sezione Trasparenza, Valutazione e Merito. Você me apareceu, fez o tudo virar nada e vice-versa, foi submersa, a azeitona na empada que era eu, você é a dona do caroço da azeitona da empada que comeu. Você me apareceu, fez o nada virar tudo e deixou mudo. Appuntamento con l'anagrafe canina attivato a Funtana Savigu sulla direttissima per Osilo. L'identificazione e l'applicazione del microchip sono totalmente gratuite. I cittadini interessati devono presentarsi muniti di documenti personali e codice fiscale. L'appuntamento è per i giorni 8, 15 e 24 dalle 9 alle 11. Compagnia Teatro Latte Dolce presenta Tre Battie Pa un Pattiu, commedia in due atti in lingua sassarese. Sabato 11 gennaio, ore 20:30, Teatro Smeraldo. L'incasso sarà devoluto in beneficenza.
La Regione Sardegna ha approvato la concessione di indennizzi a favore degli allevatori di ovini e caprini che sono stati interessati dalla Blue Tongue. Le domande possono essere presentate presso il protocollo del Servizio Protezione Civile in via Murgia 2 a Sassari, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Porto Torres. È possibile presentare domanda per la progettazione e per il rinnovo dei piani individualizzati per l'annualità 2014 presso i locali dei servizi sociali in Viale delle Vigne entro e non oltre il 21 febbraio 2014. Per informazioni 079 500 85 50. Allegra Goro, conduce Alfredo Nieddu, oggi sulla nostra emittente alle 20.30. Ospite il coro di Bonorva, Paoli Cumossa. TG Informazione e Approfondimento, orari messa in onda, dalle ore 13 alle ore 15.30, dalle ore 20 alle ore 21, dalle ore 22 alle ore 22.30.